prima di passare alle domande sulla partita di domani, così chiariamo, voglio chiarire una cosa. Allora, prima cosa, ho letto su alcuni giornali questa settimana di una mia rassegnazione il fatto che stava addirittura trattando sulle dimissioni. Allora, non c'è assolutamente rassegnazione da parte mia, né da parte mia né da parte della squadra, perché credo che questo sia una mancanza di rispetto verso tutti i tifosi e soprattutto verso la società. Siamo in un momento sicuramente non facile, perché non abbiamo ancora vinto in casa in campionato, e soprattutto non abbiamo fatto ancora gol in casa. Però cerchiamo di migliorare, di lavorare, anzi stiamo lavorando, io insieme ai ragazzi, insieme alla società, per fare un'annata importante come questa squadra è in grado di fare. Questa è una partita importante per il momento, però non è una partita della svolta, è una partita di passaggio e di crescita della squadra, dove bisognerà cercare di fare risultato come lo cerchiamo di fare sempre, sapendo di trovare un Udinese che gioca bene, soprattutto che ti fa giocare male e soprattutto che ha degli uomini pericolosi, tra cui Di Natale, lo stesso Barreto. Pinzo è un giocatore di grande esperienza, sugli esterni ha due giocatori validi, anzi tre, Basta da una parte, Armero, Pasquale dall'altra. Quindi sarà una partita complicata, molto difficile, però i ragazzi hanno lavorato bene, quindi sono sicuro che faremo una buona prestazione, dove dobbiamo andare a cercare di migliorare sotto l'aspetto del gioco e soprattutto sotto l'aspetto realizzativo, che in questo momento è quello che ci manca di più.